Allora, l'ultimo intervento di oggi, che è doppio Pino Piva e suor Anna Maria Vitagliano, l'ultimo intervento prima della pausa, ecco, che credo si siano incontrati, venendo da storie diverse, si siano incontrati in un centro a Roma, mi pare di aver capito, ricostruendo le due biografie. Allora, il racconto della vostra storia. Il racconto di Chiesa Casa per Tutti comincia con un video, quindi semmai io commento il video dopo che l'abbiamo visto. Se no comincio. Chiesa Casa per Tutti, una iniziativa di preghiera mensile, un'esperienza di una chiesa che vuole essere inclusiva. Già dal 1931, anche se la chiesa risale al X secolo, è una delle più antiche di Roma. E questa chiesa, che è parrocchia, ecco, ospita già da un paio d'anni questa iniziativa molto bella che è Chiesa Casa per Tutti. L'idea di Chiesa Casa per Tutti è nata dal fatto che la solicitazione di Papa Francesco di una chiesa in uscita, di una chiesa senza porte, diciamo aperta a tutti, ci ha fatto immaginare la necessità, ecco, di un'esperienza qui su Roma legata ad una parrocchia in cui si potesse fare un'esperienza di preghiera nella storia di ciascuno, cioè indipendentemente dai percorsi di ciascuno, o forse in forza e in virtù di questi percorsi di vita. L'idea di questo simbolo nasce dalla similitudine del regno con il granello di selva. Io ho immaginato l'esperienza di Chiesa Casa per Tutti come appunto l'esperienza di questo albero riempito di tanti uccelli diversi tra di loro per forma, per colore, per dimensioni, e questo mi ha dato un po' l'immagine appunto della chiesa che diventa ospitalità, casa per tutte le persone. Quello che mi ha colpito è stato il modo paritario di questa esperienza. Ci era proposta la parola di Dio in modo molto semplice, noi avevamo un modo personale di pregare, un tempo personale di preghiera, e poi in gruppi che erano formati a caso potevamo condividere della nostra preghiera. Non c'era bisogno di sapere degli altri, non c'era bisogno di dire di sé, ognuno veramente poteva condividere quello che desiderava. E quello che mi ha colpito è stato sentire come ognuno ha raggiunto in un modo molto particolare, molto personale. E questo ha creato comunione tra noi. Tornavo a casa una volta proprio confermata del fatto che il Signore raggiunge in un modo personalissimo. Per me Chiesa Casa per Tutti è stata un'occasione bella, importante, per sentirmi come omosessuale finalmente parte di una comunità viva, dove oltre ad essere, diciamo così, ai margini, come spesso mi sono sentito, ero protagonista insieme agli altri, per condividere una sensibilità che in un certo modo essere omosessuali noi ha forgiato. Perciò è un contributo che vogliamo dare a questa bellissima iniziativa, con la nostra presenza, accogliere questa mano tesa e tendere la nostra, e auspicando che sia un momento di apertura che serve, che sia un contributo anche di crescita per tutti i cristiani di questa nostra comunità. Anche per me è stata una
ho sentito una fratellanza molto forte, un coinvolgimento nella vita delle persone che insieme a me di sera in sera partecipavano a questo bellissimo evento, a questa bellissima esperienza. Ho sentito un coinvolgimento che andava oltre tutto. Quando un fratello, una sorella parlava e raccontava che cosa quella sera aveva detto a lui il Signore, io non mi sono fermata a dire: ah, questa persona è eterosessuale, è omosessuale, è così, è sposata, non è sposata. Esisteva quella persona nella sua intimità, soprattutto la condivisione, quindi la possibilità di esprimere un mio pensiero, una mia difficoltà, e ascoltare anche il pensiero o la difficoltà dell'altro, del mio vicino. Aver vissuto questa esperienza dell'arricchimento che mi veniva è un po' come fermarsi a ragionare su questo. I frutti sono stati anche il fatto che come noi normalmente ci nutriamo per poter proseguire la nostra vita. Questo è stato un nutrimento spirituale, perciò se dovessi dare uno slogan di questa esperienza potrebbe essere proprio quella di soul friendly, cioè un alimento per la nostra anima, al di là di quelli che sono i nostri costumi o le nostre tendenze sessuali, cioè si va alla fonte della persona. Molto brevemente aggiungo appunto che questa esperienza di preghiera vuole essere l'esperienza di una chiesa aperta, è iniziata come esperienza a Napoli, questo tipo di preghiera con il nome A Chiesa Aperta, e sta continuando anche lì, sempre in una comunità di gesuiti. E vuole essere l'esperienza di una chiesa inclusiva, cioè dove si incontrano soprattutto le persone, non tanto le categorie, ma le persone. Però le persone sono libere di raccontarsi e devono potersi dire. L'invito è esplicitamente per tutti quelli che vogliono venire, ma esplicitamente anche per coloro che spesso si sentono ai margini, come divorziati risposati nelle nostre comunità parrocchiali, e in modo particolare anche omosessuali, omosessuali cristiani, o chiunque voglia venire. E questo è stato fatto in maniera molto esplicita con l'aiuto, l'appoggio del vescovo di zona, Monsignor Zuppi, con il provinciale della Compagnia di Gesù, essendo una parrocchia gesuita, proprio perché tutti quanti siamo d'accordo che il futuro della pastorale deve andare in questa direzione, per tutte le persone. Prima di poter parlare su di loro o su una persona, poterla giudicare o dire una parola su di loro, fai bene o fai male, bisogna ascoltarla, bisogna incontrarla e sentire anche la loro esperienza di fede nella preghiera, sentire come il Signore parla nel loro cuore, in ciascuno. Ed ora un'altra esperienza, legata più ad una spiritualità delle frontiere, con dei weekend di formazione per operatori pastorali. Sì, accanto a Chiesa Casa per Tutti, il percorso accompagnare spiritualmente nelle frontiere esistenziali. È un percorso questo, avviato quest'anno, che continuerà anche il prossimo, proposto dalla Casa di Esercizi dei Gesuiti di Galloro, vicino Roma, e di formazione all'accompagnamento spirituale. È un percorso coordinato da un'equipe che è costituita da Padre Pino, da un sacerdote diocesano, Don Cristian Medos, e da me. La proposta è per coloro, presbiteri, religiosi, religiose, laici, laiche, coppie di sposi,
che già sono impegnati o desiderano impegnarsi nell'accompagnamento spirituale di persone che oggi vivono una situazione di frontiera. Persone separate in situazione di nuova unione, persone LGBT e migranti. Sono queste le tre frontiere che abbiamo un po' preso. La parola frontiera non è casuale perché parla di uomini che si trovano di fronte ad altri uomini con vissuti, esperienze umane, spirituali, provenienze anche geografiche differenti. E per questo può spaventare perché si è messi di fronte ad altro, ma in realtà la frontiera è il luogo biblico delle origini, dell'uomo di fronte alla donna, come ci dice il libro della Genesi, di Abramo di fronte a Eva, dell'uomo di fronte all'altro uomo, quindi un luogo di incontro in cui aprirsi alla novità dell'altro con la sua realtà, la sua storia, quello che l'altro è e porta nel cuore e nella carne, e così crescere insieme in umanità. Per questo abbiamo scelto di vivere questi weekend di formazione come luoghi in cui abitare insieme le frontiere. E in che modo? Appunto come luogo di ascolto, di conoscenza e di dialogo vissuti nella reciprocità. Un ascolto dello spirito e nello spirito. Appunto il nostro punto di ingresso è l'accompagnamento spirituale, spirito che parla sempre in modo nuovo e predilige le frontiere per farlo, ed è lui la prima guida che ispira nell'accompagnamento spirituale sia la persona accompagnata che l'accompagnatore, che è chiamato a soffiare nella stessa direzione dello spirito. L'esperienza che stiamo vivendo in questi weekend, molto molto bella, è un'esperienza ecclesiale di una chiesa che si fa conversazione nello spirito. Uno dei testi biblici che abbiamo frequentato nel corso di questi weekend è il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, l'incontro tra Pietro e il pagano Cornelio, che è proprio un esempio di conversazione alle origini della Chiesa che ha fatto avanzare, andare avanti, proseguire nel cammino secondo la spinta dello Spirito. Nel corso del secondo weekend, in cui abbiamo avuto anche la presenza del Vescovo del luogo, l'ascolto e la testimonianza di due persone omosessuali di una coppia di genitori con un figlio omosessuale ci hanno parlato di sofferenza, di ferite, di fatica, di essere compresi e anche di desiderio di vita, di amore e di pienezza e di un'esperienza personale del Signore che dentro tutto questo ha parlato. La presenza di diversi rappresentanti dei gruppi di persone LGBT credenti presenti in Italia, con la testimonianza del loro cammino di diversi anni, ci ha parlato di una storia e di un impegno che ben esprimono questo desiderio. Una storia e un cammino in cui anche qui scorgere il filo rosso dello spirito che agisce e opera in questa storia. Ciò che è emerso in questo dialogo come linee di attenzione per un accompagnamento spirituale è stato un frutto maturato nella reciprocità dell'ascolto, di un incontro tra la realtà e la domanda espressa dalle persone omosessuali e ciò che un po' appartiene alla tradizione di accompagnamento spirituale, in particolare secondo la spiritualità ignaziana. E queste sono un po' le linee. Un ascolto dell'esperienza personale, aiutando a esprimere e raccontare ciò che per molto tempo è sembrato, tra virgolette, indicibile, e aiutando a esprimere soprattutto i sentimenti di rabbia, di tristezza, di paura e insieme di speranza, i desideri, i sogni. Un'attenzione alla globalità della persona in tutte le sue dimensioni, non solo spirituale ma anche psicologica e relazionale, spesso ferite. Liberare dalle false immagini di Dio e di sé in relazione a Lui,
accompagnando la persona a vivere una relazione sempre più personale e sentita con il Signore, e formare la coscienza accompagnando la persona in questo cammino spirituale di liberazione interiore, e quindi assecondare, favorire la sua capacità di discernimento della voce di Dio per lei e del cammino che il Signore ha pensato in modo particolare e unico per la sua vita nella Chiesa e nel mondo, con la consapevolezza che una coscienza rettamente formata è davvero l'ultima istanza del giudizio etico. Sappiamo che molto cammino resta ancora da fare, ma è possibile nella Chiesa, in ascolto dello Spirito, di questo ne stiamo facendo esperienza, che se veramente ci rendiamo docili al suo soffio, non ci fa mancare la sua luce e la sua forza per avanzare. Questo appunto per promuovere all'interno anche della Chiesa, queste proposte vogliono essere davvero una proposta, appunto, il far vedere che si può fare qualcosa, con tutte le difficoltà, con tutte le attenzioni, con tutte le resistenze che ci sono, e queste non possono essere negate. Non è così facile, così bello come può apparire soltanto così. Ci sono anche delle resistenze, delle difficoltà, alcune cose che si possono dire, altre cose che non si possono dire, ma quello che per noi è importante è poter incontrare persone che incontrano il Signore in una relazione autentica con Lui. E se questa relazione è autentica, chi siamo noi per dire che non possono incontrare il Signore? Nei fatti, nella preghiera, nell'accompagnamento, noi siamo testimoni che l'hanno incontrato. E allora perché dire che non lo possono incontrare? Ecco, da questo punto di vista, in questa prospettiva spirituale, credo che ci possa essere una via, una prospettiva su cui lavorare e su cui anche entrare in dialogo con la Chiesa più in generale. Grazie.